Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò una video recensione del compressore pompa ricaricabile con batteria 20V della Parkside, modello PKA20LIA1, uscito il 12 agosto 2021 al costo di €24,99. E io sto facendo la recensione oggi perché non sono riuscito a trovarlo nella filiale dove di solito vado, quindi ad Agrigento, e me l'ha fatto avere Claudio Russo, che ringrazio. Quindi adesso posso farvi la recensione, ma soprattutto posso utilizzarlo. Si tratta di un compressore a doppia funzione, ha la modalità soffiatura, quindi riesce a gonfiare per esempio materassini, salvagenti, eccetera, e poi dall'altra parte ha una funzione di compressore. Questo compressore non è indicato per gonfiare le gomme dell'auto per una questione legale, perché non essendo tarato c'è il rischio che la gomma non venga gonfiata con la pressione corretta e quindi ovviamente non si possono prendere la responsabilità, ma riesce a farlo tranquillamente. Quindi adesso lo metteremo alla prova, vedremo come si comporta, quali sono le sue caratteristiche e poi alla fine trarremo le conclusioni. Spero di fare un video breve perché è già stato recensito da diversi youtuber, quindi praticamente lo conoscete benissimo, ma ci tenevo a parlarvene pure io, quindi iniziamo. Viene venduto all'interno di questa scatola in cartone, sulla parte alta è riportato un simbolo che ci indica che viene venduto senza batteria e senza caricabatterie, la garanzia è di 3 anni, è 2 in 1, quindi modalità soffiatura con circa 380 litri al minuto e modalità compressore fino a 10.3 bar. Adesso apriamo la confezione e vediamo il prodotto da vicino. Claudio mi ha messo lo scontrino all'interno della scatola, lo ringrazio. Conservatelo sempre perché è fondamentale per poter usufruire della garanzia. Ovviamente all'interno della confezione viene dato anche il manuale di istruzioni. Allora, sulla parte frontale abbiamo un pannellino trasparente che si può aprire e all'interno troviamo alcuni accessori per poter gonfiare palloni, gomme, eccetera. Sulla parte sinistra e sulla parte destra abbiamo due incavature all'interno delle quali si trovano gli accessori per poter utilizzare la modalità di soffiaggio, gonfiaggio di canotti, eccetera, e sulla parte destra invece il tubo per poter gonfiare le gomme dell'auto, della moto, bici, eccetera eccetera. Sulla parte alta c'è un'impugnatura gommata per poterlo trasportare e sul lato superiore sotto l'impugnatura abbiamo il pannello di controllo, un interruttore che ci permette di selezionare modalità gonfiaggio, canotti, eccetera, e l'altra modalità che ci permette di gonfiare le ruote. Questi sono i tasti per l'accensione e per regolare la pressione. Quindi prendo una batteria 20V, in questo caso una batteria da 2A, la inserisco nell'alloggiamento nella parte posteriore e già è pronto per funzionare. La batteria da 2A arriva esattamente a filo con la base, quindi è possibile posizionarlo senza avere ingombri. La batteria da 4A ovviamente sporgerà un pochettino di più. L'unica eventuale nota dolente è quella che per poter consultare il livello di carica della batteria dobbiamo per forza estrarla dal suo alloggiamento, altrimenti non riusciremo mai a raggiungere il tastino sulla parte laterale per poter vedere quanta carica rimane. Quindi quando è inserito viene nascosto. Allora, vi faccio vedere direttamente il funzionamento. Per poter utilizzare la modalità soffiaggio basterà estrarre questo tubo ed agganciarlo nella parte frontale. Ci sono queste due sporgenze, qua c'è questa sagomatura sull'estremità del tubicino, si inserisce e si ruota. Questa parte ha questa zigrinatura proprio perché va ruotato impugnandolo dalla parte in plastica e non dal tubo per evitare di danneggiarlo. Accendendolo, quindi premendo il tastino di accensione verso sinistra, avremo il soffiaggio dell'aria. L'aria che fuoriesce da questa estremità entra da questo ingresso, quindi per poter sgonfiare eventuali canotti eccetera basterà inserirlo in questo modo e potremo sgonfiare tutto ciò che ci necessita. In questo modo potremo utilizzarlo per dei beccucci più sottili, così invece potremo utilizzarlo per gonfiare degli ingressi più grandi. Per poter utilizzare invece la modalità compressore dovremmo estrarre il tubo dalla parte destra. All'estremità c'è questo innesto che ci permette di inserire la valvola al suo interno e poi richiuderlo in modo che non fuoriesca. Per poter attivare quindi questa modalità basterà accenderlo e inizierà a soffiare aria da questa parte. Abbiamo la possibilità però di preimpostare la pressione che vogliamo raggiungere. Può essere impostata sia in PSI, in bar, oppure in kilopascal. Sul Deprian avevo letto che i bar non erano indicati sul display, quindi o ho interpretato male io oppure hanno sbagliato loro a scrivere. Quindi impostiamo bar, che diciamo che è l'unità di misura più utilizzata per il gonfiaggio delle gomme, e decidiamo una pressione ad esempio di 2
e 2. Lampeggia per qualche secondo, dopodiché il display va a 0 perché inizia il conteggio dei bar raggiunti all'interno della gomma. Quindi avviandolo potremmo gonfiare le gomme, che siano di auto, moto eccetera, ma non essendo tarato purtroppo non ci dà la garanzia che la pressione sia corretta. Quindi per questo motivo, come dicevo all'inizio, c'è questo vincolo che non è indicato per le automobili, ed è un compressore privo di serbatoio, quindi non ci permette di accumulare l'aria al suo interno. Semplicemente spostando il tastino verso destra ci permetterà di accenderlo e quindi far fuoriuscire l'aria, a differenza per esempio di questo, che ha un serbatoio di 4 litri che prima o poi vi recensirò, che ci permette di trasportare l'aria una volta ricaricato. Questo invece ci permette semplicemente di utilizzarlo sfruttando la batteria che aziona un motorino che fa fuoriuscire l'aria dal tubo preposto per il gonfiaggio delle ruote, oppure attiva un altro tipo di motorino sulla sinistra che permette di far entrare l'aria e farlo uscire da questo tubo. Adesso facciamo una prova a gonfiare un materassino a forma di pizza e vediamo quanto tempo impieghiamo. E allora sono pronto per gonfiare questo materassino a forma di pizza. Imposterò un cronometro per vedere quanto tempo impiega, e questo misuratore di decibel per vedere su per giù quanti decibel vengono emessi. Però voglio fare una precisazione, perché in base al tipo di beccuccio che utilizziamo varierà un pochettino il rumore e anche il tempo di gonfiaggio. Questo è più piccolo, quindi ovviamente l'aria avrà più difficoltà a passare, impiegherà molto più tempo rispetto all'utilizzo del beccuccio più grande. Allora andiamo, avvio il cronometro. Se avessi dovuto salvare delle vite umane gonfiando questo canotto, sarebbero morti tutti. Allora, però c'è un però. Questa pizzona grandissima, davvero molto grande, non so come farla entrare in quadratura, ha un difetto di progettazione secondo me, perché l'aria che dalla parte superiore va alla base passa praticamente attraverso questo piccolo spazietto e va a gonfiare tutto il resto della pizza. Tra l'altro mi sta venendo pure fame, quindi non ha avuto il tempo corretto per gonfiarsi, perché solamente da destra e da sinistra aveva questo piccolo spazietto per poter gonfiare tutta la base, però posso garantirvi che è molto molto grande. Allora, ovviamente poi vi farò sapere il tempo impiegato, perché farò il calcolo tra il tempo trascorso, poi nella riproduzione del video pulirò il tempo morto e ve lo dirò sottraendolo a quello che è il risultato. E abbiamo visto che emetteva circa 75 decibel, che equivale su per giù ai decibel emessi dalla voce umana, però ovviamente è imparagonabile, perché questo è un suono fastidioso e va bene sia per gonfiare che per sgonfiare. Quindi vediamo pure quanto tempo impiega per sgonfiare questo materassino. Allora, lo ha sgonfiato, però mi sono accorto di un piccolo difetto. Praticamente sui materassini con questo tessuto così morbido, questa plastica così morbida, in queste parti dove l'aria viene aspirata praticamente aderisce e quindi tappa automaticamente l'ingresso. Quindi va utilizzato in modo che la parte dove ci sia la valvola sia sempre gonfia, quindi premete dalla parte posteriore. E sto facendo solamente questa prova, ho visto altri video nei quali è funzionato, però in questo caso con questo tipo di attacco mi sta dando questo problema. Poi da vedere eventualmente con salvagenti vari come si comporta. Per fortuna ho un altro tipo di adattatore, eventualmente se faccio delle prove vi aggiorno giù nel primo commento e nella descrizione facendovi sapere com'è andata. Adesso facciamo una prova gonfiando le gomme dell'automobile. Vediamo se riesce a farlo. Non la sgonfierò del tutto perché mi interessa capire se riesce a raggiungere quella pressione in una gomma di automobile. Quindi andiamo all'esterno e facciamo questa prova. E allora ragazzi,
ho sgonfiato la gomma a circa un bar e mezzo, poco meno, quindi sul display appare indicato 1.25. adesso avvio il gonfiaggio dopo aver impostato la pressione che voglio raggiungere, quindi la metto a 2.2, ok, e lo avvio. Perfetto, come avete visto, al raggiungimento di 2.2 bar si è interrotto, quindi ci dà la possibilità di impostarlo e gonfiare avendo sempre la stessa pressione all'interno delle gomme o comunque di ciò che dobbiamo gonfiare. E allora ragazzi, come avete visto, questo piccolo compressore pompa ricaricabile riesce a gonfiare anche le gomme dell'automobile, riesce a gonfiare e sgonfiare anche gonfiabili per andare a mare. Per gonfiare riesce ad avere un effetto migliore perché le due alette che ci sono, i due fori che ci sono all'estremità del tubicino allontanano la plastica, comunque il materiale di cui è fatto l'eventuale materassino eccetera, e quindi riesce a fuoriuscire tranquillamente l'aria. Invece quando aspirando fa avvicinare la plastica a questi due fori e quindi si tappa. Probabilmente è stato un errore mio perché va utilizzato per altri tipi di gonfiabili, ma io ho questi e quindi lo utilizzo con questi di qua. Però comunque è riuscito a svolgere perfettamente la sua funzione, cioè nel senso che ha comunque la forza per poter gonfiare e sgonfiare, e anche molto rapidamente. Vi ricordo che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione il tempo impiegato sia per gonfiare che per sgonfiare, perché per lo sgonfiaggio ho dimenticato di avviare il cronometro. Detto questo, spero che questo video breve su questo prodotto vi sia piaciuto. A me interessava tantissimo averlo perché ne ho un altro tipo che però funziona con il caricabatterie dell'automobile, con l'accendisigari, e quindi mi toccava gonfiare tutti i gonfiabili avendo due bambini dall'automobile fino alla postazione in spiaggia e poi ritornare fino all'automobile con tutte queste cose praticamente attaccate appresso, e la gente mi fermava per sapere quanto costassero perché sembravo il venditore di salvagenti. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ringrazio di averlo visto fino in fondo, ringrazio Claudio Russo per essere riuscito a farmi avere questo compressorino che desideravo tanto, e vi invito quindi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati per i prossimi video, e appunto ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.